benvenuto in Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. La puntata di stasera del Grande Fratello 2023 sarà ricca di colpi di scena e polemiche. Al centro dell'attenzione ci saranno le coppie che si stanno formando all'interno della casa, ma anche i litigi e le tensioni che stanno spaccando il gruppo di concorrenti. Il triangolo amoroso. La notizia più scottante è l'instaurarsi di un triangolo amoroso tra Massimiliano Varrese, Heidi e Claudio. Varrese, attore di Grandi Domani, è attratto da Heidi, imprenditrice di origini albanesi. Claudio, ex spacciatore di origine romagnola, è invece interessato a Heidi. La ragazza, però, ha dichiarato di non essere attratta da Claudio perché non le piace chi cura troppo il corpo. La crisi di Beatrice. Beatrice Luzzi, la concorrente più discussa di questa edizione, sarà al centro di una nuova polemica. La ragazza, infatti, è stata accusata da alcuni concorrenti di essere falsa e manipolatrice. Beatrice, in preda alla rabbia, ha minacciato di lasciare il gioco. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Oltre al triangolo amoroso e alla crisi di Beatrice, la puntata di stasera del Grande Fratello 2023 vedrà anche 1. Il confronto tra Vittorio e Anita, la coppia che sta riscuotendo più successo sui social. 2. I litigi tra Ciro Petrone e Claudio, che non si sopportano. 3. Il momento di sconforto di Valentina, che sta lavorando su se stessa per non dipendere più dal giudizio degli altri. Le strategie dei concorrenti. I concorrenti del Grande Fratello 2023 sono già al lavoro per mettere in atto le loro strategie. Massimiliano Varrese, ad esempio, sta cercando di conquistare Heidi per aumentare la sua popolarità. Claudio, invece, sta cercando di attirare l'attenzione di Valentina per farsi perdonare per il suo interesse per Heidi. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. La puntata di stasera si preannuncia ricca di colpi di scena e polemiche. Non resta che aspettare per scoprire cosa succederà. Analisi. La puntata di stasera del Grande Fratello 2023 sarà sicuramente uno dei momenti più importanti di questa edizione. Il triangolo amoroso tra Massimiliano Varrese, Heidi e Claudio è destinato a creare grandi polemiche e a dividere il pubblico. La crisi di Beatrice, invece, potrebbe portare alla sua eliminazione dal gioco. Le strategie dei concorrenti sono già al lavoro e si preannuncia una lotta all'ultimo sangue per conquistare il pubblico e vincere il reality show. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Uomini e donne, Tina Cipollari ed Elio Servo tornano a litigare. I due, che hanno avuto diversi scontri nella scorsa stagione,
hanno avuto un nuovo confronto durante la puntata di oggi, lunedì 18 settembre. Elio Servo, che ha recentemente iniziato un percorso di conoscenza con Gemma Galgani, ha tentato di avvicinarsi a Tina Cipollari per fare pace e lasciarsi alle spalle le polemiche. Tuttavia, l'opinionista ha respinto il suo gesto, accusandolo di essere falso. «Volevo mettere un punto, per me è finita quella cosa lì», ha detto Elio. «Da persona per bene mi sono avvicinato per parlare, ho detto, vuoi ballare? E abbiamo parlato. Sono grande e intelligente, capisco quando un gesto parte dal cuore o quando si tratta di un gesto a favore delle telecamere. Perché anche questa volta vuoi far credere che io sia maleducata? Uno che vuole salutarmi mi avrebbe salutato anche nelle scorse puntate. Io stavo al mio posto, stavo parlando con Silvio. Sei passato con quella faccia da... Non vado oltre, voleva salutarmi. Io gli ho risposto no grazie. Ora devo passare io per la cafona, maleducata, che non accetta le scuse. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Mi hanno insegnato che il saluto non si nega a nessuno, ha continuato Elio, prima che intervenisse Gianni Sperti. Lei è stata minacciata, ci ricordiamo cosa diventi quando ti arrabbi. Sembri costruito, sembra finto l'approccio. Tu sai questo ma anche quello. Durante il litigio, è intervenuta Maria De Filippi per cercare di placare gli animi. Così è spuntato fuori un retroscena che nessuno conosceva. Elio Servo ha confessato di non aver querelato Tina Cipollari perché gliel'ha chiesto la conduttrice. Non ho fatto più la querela per Maria De Filippi. Lei me lo ha chiesto, ha spiegato il Cavaliere. Sono stato offeso. Non ho mai permesso a nessuno di offendermi così. Tu sei una cafona. La lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo ha lasciato il segno, e non è chiaro se i due riusciranno a trovare un punto di incontro. Tuttavia, è evidente che il loro rapporto è ancora molto conflittuale. Il litigio tra Tina Cipollari ed Elio Servo è un episodio che conferma la natura controversa del programma Uomini e Donne. Da un lato, la lite dimostra che il programma è ancora in grado di generare interesse e coinvolgimento nel pubblico. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Dall'altro lato, la lite è anche un segno del fatto che il programma spesso si basa su dinamiche conflittuali e scontrose. Nel caso specifico, la lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo è nata da una serie di fattori, tra cui, 1. I precedenti scontri tra i due. Tina Cipollari ed Elio Servo hanno avuto diversi scontri nella scorsa stagione, e questi scontri hanno contribuito a creare un clima di tensione tra i due. 2. L'approccio di Elio Servo. L'approccio di Elio Servo a Tina Cipollari è stato percepito come falso e costruito. Tina Cipollari ha accusato Elio Servo di voler fare bella figura davanti alle telecamere. 3. La reazione di Tina Cipollari è stata interpretata come arrogante e provocatoria. Elio Servo si è sentito offeso dalle parole di Tina Cipollari e ha deciso di querelarla. La lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo è un episodio che probabilmente continuerà a far discutere per diverse settimane. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini.
Lunedì 18 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello 2023, che ha regalato agli spettatori un mix di sorprese, emozioni e nomination. Il primo momento clou della serata è stato la sorpresa per Alex Schweizer. Il marciatore, che nella casa continua ad allenarsi nella speranza di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha ricevuto la visita della moglie Katrin Freund, che lo ha abbracciato e sostenuto in un momento difficile della sua vita. Prima di vivere le emozioni del campione olimpico, Alfonso Signorini ha chiamato a confronto Beatrice Luzzi e Rosie Chin, protagoniste negli ultimi giorni di alcuni dissapori. Le due GF ne hanno chiarito le loro divergenze e si sono scusate a vicenda, dimostrando di voler andare avanti con il rapporto. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Poco dopo i riflettori si sono spostati su Fiordaliso, che ha raccontato la sua storia e il rapporto con i genitori. La cantante ha rivivendo gli ultimi momenti trascorsi con loro e ha promesso di vivere il reality con leggerezza e divertimento, nella speranza di assaporare quell'adolescenza che non ha mai avuto. La terza puntata del Grande Fratello ha poi approfondito le riflessioni di Angelica Baraldi sul burrascoso rapporto con il padre. La ragazza ha raccontato di come la separazione dei genitori abbia influito sulla sua vita e ha espresso il desiderio di fargli vedere chi è veramente. Si è poi passati ai verdetti della serata. Il pubblico ha deciso di mandare Grecia Colmenares a rischio eliminazione, salvando gli altri concorrenti finiti in nomination durante la scorsa puntata. Gli inquilini sono stati poi chiamati a nuove nomination e i più votati sono stati Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi. Il meno votato dal pubblico dovrà misurarsi proprio con Grecia. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. La terza puntata del Grande Fratello ha confermato le dinamiche di gioco che si sono delineate nelle prime settimane. Alex Schweizer continua ad essere il protagonista indiscusso della casa, mentre Beatrice Luzzi e Rosie Chin sembrano aver superato i loro dissapori. Fiordaliso e Angelica Baraldi, invece, stanno iniziando a farsi conoscere dal pubblico e a conquistare la simpatia degli altri GFini. Ecco i risultati delle nomination di puntata. 1. Beatrice Luzzi, 7 voti. 2. Arnold Cardaropoli, 5 voti. 3. Lorenzo Remotti, 4 voti. 4. Vittorio Menozzi, 3 voti. Il meno votato dal pubblico dovrà misurarsi con Grecia Colmenares, che è stata mandata a rischio eliminazione dal pubblico. La prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 25 settembre, decreterà chi dovrà lasciare la casa. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. Il GF VIP è uno dei reality show più popolari in Italia e come ogni reality show che si rispetti, non è esente da polemiche e scandali. Una delle polemiche più recenti è stata quella sull'uso di droghe leggere da parte di alcuni concorrenti. La vicenda ha avuto inizio nel 2023, quando alcuni concorrenti del GF VIP 6 sono stati accusati di aver fatto uso di marijuana nella casa. Le accuse sono state fatte da alcuni ex concorrenti del reality, che hanno rivelato di aver visto i loro colleghi fumare marijuana. Le accuse sono state confermate anche da alcuni paparazzi, che hanno immortalato alcuni concorrenti mentre fumavano marijuana all'interno della casa.
La produzione del GF VIP ha inizialmente negato le accuse, ma successivamente ha ammesso che alcuni concorrenti avevano fatto uso di marijuana all'interno della casa. La produzione ha però precisato che non si trattava di un uso di droga in senso stretto, ma di un uso occasionale e non dannoso. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La vicenda ha suscitato un forte dibattito pubblico, con molti che hanno criticato il comportamento dei concorrenti e la produzione del reality show. Alcuni hanno anche chiesto la squalifica dei concorrenti coinvolti. La produzione del GF VIP ha deciso di non squalificare i concorrenti coinvolti, ma di sanzionarli con un provvedimento disciplinare. I concorrenti sono stati infatti costretti a svolgere dei lavori socialmente utili all'interno della casa. La vicenda ha comunque segnato un punto di svolta per il GF VIP, che ha visto aumentare le critiche nei confronti del reality show. La polemica sull'uso di droghe leggere da parte dei concorrenti del GF VIP ha sollevato diversi interrogativi. Innanzitutto, è stato messo in discussione il ruolo del GF VIP come reality show. Il reality show è infatti un programma che si propone di raccontare la vita reale dei concorrenti, ma l'uso di droghe leggere è un comportamento che non è considerato accettabile dalla maggior parte della società. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiate chat per farti sentire parte della community. In secondo luogo, la vicenda ha sollevato dubbi sulla capacità del Grande Fratello VIP di controllare il comportamento dei concorrenti. La produzione del reality show ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'uso di droghe leggere, ma le accuse di alcuni ex concorrenti e dei paparazzi hanno messo in discussione questa affermazione. Infine, la vicenda ha sollevato dubbi sulla responsabilità dei concorrenti. I concorrenti del Grande Fratello VIP sono persone adulte e responsabili, e devono essere in grado di valutare le conseguenze delle proprie azioni. La polemica sull'uso di droghe leggere da parte dei concorrenti del Grande Fratello VIP è stata una vicenda complessa e controversa. La vicenda ha sollevato diversi interrogativi sul ruolo del Grande Fratello VIP come reality show, sulla capacità della produzione di controllare il comportamento dei concorrenti e sulla responsabilità dei concorrenti stessi. Sei d'accordo nell'uso delle droghe? Chiacchiere in TV, ultime notizie. Seconda puntata del Grande Fratello 2023, condotta da Alfonso Signorini, è andata in onda su Canale 5 venerdì 15 settembre. La puntata è iniziata con l'ingresso di sei nuovi concorrenti: Fiordaliso, Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Ciro Petrone, Heidi Baci e Claudio Roma. Fiordaliso, cantante italiana di fama internazionale, ha raccontato di essere entrata nella casa per sfidarsi e per dimostrare di essere ancora una donna forte e determinata. Arnold Cardaropoli, creator digitale di origini ghanesi, ha parlato della sua passione per la moda e della sua voglia di conoscere nuove persone. Valentina Modini, influencer e imprenditrice, ha detto di essere una persona solare e positiva, sempre pronta a divertirsi. Metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Ciro
Petrone, attore noto per il suo ruolo nella serie televisiva Gomorra, ha svelato di essere un uomo timido e riservato. Heidi Baci, imprenditrice nel mondo nautico, ha raccontato di essere una donna indipendente e determinata. Claudio Roma, imprenditore del wellness, ha detto di essere un uomo romantico e passionale. Durante la puntata, Paolo Massella ha vissuto un momento di forte emozione quando ha parlato di sua madre, alla quale è talmente legato da affermare di cercare una donna che le assomigli caratterialmente. Partecipa alle nostre premi goccia per farti sentire parte della community. Alfonso Signorini ha anche annunciato l'ingresso nelle prossime puntate di un altro concorrente d'eccezione, Giampiero Mughini. Al termine della puntata, l'esito delle nomination ha sancito che Rosy Cin, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi si sfideranno al televoto e il meno votato sarà a rischio eliminazione. La seconda puntata del Grande Fratello 2023 ha regalato ai telespettatori nuovi colpi di scena e sorprese. L'ingresso di 6 nuovi concorrenti ha arricchito il cast e ha contribuito a creare nuove dinamiche tra i concorrenti. L'appuntamento è per la prossima puntata, in onda lunedì 18 settembre. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Carlo Conti. La seconda puntata di Uomini e Donne, iniziata il 12 settembre 2023, ha regalato al pubblico un'atmosfera da fiaba. I protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Giuseppe Ferrara e Gabriella Chieffo, hanno fatto il loro ritorno in studio e hanno annunciato il loro fidanzamento. La coppia, originaria di Scafati, in provincia di Salerno, ha raccontato di aver vissuto un momento di crisi durante il reality, ma di essere poi riuscita a superare le difficoltà e a ritrovare l'amore. Poco prima di un filmato dedicato alla sua dolce metà, Giuseppe ha chiesto curiosamente di andare in bagno. Al suo ritorno in studio, si è inginocchiato davanti a Gabriella e le ha fatto la proposta di matrimonio. La donna ha accettato e i due sono stati accolti da un'ovazione del pubblico. Temptation Island ha fatto il miracolo, ha esclamato Gabriella, tra le lacrime di gioia. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La proposta di matrimonio di Giuseppe e Gabriella ha incantato i telespettatori e ha portato un po' di romanticismo in uno show che spesso è caratterizzato da litigi e drammi. Oltre alla proposta di matrimonio, la seconda puntata di Uomini e Donne ha visto anche l'arrivo di due nuovi tronisti, Christian Forti e Brando. Christian, 22 anni, è un ragazzo determinato a superare le fragilità dopo la separazione dei genitori. Brando, invece, è un sportivo e maestro di sci che ha passato l'infanzia a Miami. I due tronisti hanno subito attirato l'attenzione delle dame presenti in studio, ma sembrano avere gusti molto diversi. Christian ha dichiarato di essere interessato a ragazze semplici e sincere, mentre Brando ha detto di essere attratto da donne eleganti e raffinate. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi goccia per farti sentire parte della community. Nel Trono Over, Silvia ha raccontato di aver lasciato il programma con Sabino, con il quale aveva vissuto una relazione lampo di sole 48 ore.
La donna ha definito Sabino attore professionista e ha spiegato che l'uomo non ha saputo gestire la distanza tra Bari e Torino. Mi sono sentita presa in giro da frasi romantiche, film. Mi aveva bloccato il telefono. C'è un messaggio chiaro in cui mi diceva: non so stare senza il rapporto fisico, non riuscirei a avere un rapporto fatto di messaggi, telefonate, ha detto Silvia, visibilmente amareggiata. Sabino ha replicato brevemente, prima di lasciare lo studio, salvo poi tornare appena prima la fine della puntata. La seconda puntata di Uomini e Donne si è conclusa con un bilancio positivo. La proposta di matrimonio di Giuseppe e Gabriella ha regalato un momento di gioia e romanticismo, mentre l'arrivo dei due nuovi tronisti ha promesso nuove storie d'amore. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Carlo Conti. La prima puntata del Grande Fratello 2023 ha segnato un nuovo inizio per il reality show più famoso d'Italia. Dopo anni di VIP e influencer, il programma è tornato alle origini, con un cast di persone comuni e una maggiore attenzione alle storie dei concorrenti. La puntata è iniziata con l'ingresso in scena dei primi concorrenti: Paolo Masella, un macellaio romano di 25 anni, Giselda Torresan, un'operaia veneta di 35 anni, Rosy Chin, un influencer cinese di 28 anni, Alex Schweizer, il campione olimpico di marcia, Beatrice Marchetti, una modella 23enne, e Massimiliano Varrese, un imprenditore 30enne. I concorrenti sono stati accolti da Alfonso Signorini e dalla sua opinionista, la giornalista Cesara Buonamici. Signorini ha sottolineato che questa edizione del GF sarà diversa dalle precedenti, con un maggiore focus sui concorrenti e sulle loro storie. Nelle prime ore nella casa, i concorrenti hanno avuto modo di conoscersi e di iniziare a formare le prime amicizie. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Paolo si è subito rivelato un personaggio simpatico e spontaneo, mentre Giselda ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua dolcezza. Al termine della prima puntata, Alfonso Signorini ha dato l'annuncio più temuto dai concorrenti, le nomination. Le donne sono state chiamate a coppia in confessionale, ciascuna coppia ha scelto un uomo da tenere nella casa. I tre uomini che non sono stati scelti da nessuna donna sono stati mandati a vivere nel tugurio, la parte più scomoda e sporca della casa. I tre uomini eliminati sono Giuseppe Garibaldi, un uomo di 70 anni con una storia di vita molto particolare, Lorenzo, un calzolaio romano con un carattere vivace e irriverente, e Vittorio, un personal trainer di 35 anni con una forte personalità. I tre uomini hanno deciso di portare con sé nel tugurio Samira Lui e Anita Barbieri, due donne che hanno legato fin da subito. Il pubblico è chiamato a scegliere il proprio preferito tra i concorrenti. Partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. I due concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination. Il televoto chiuderà venerdì 15 settembre, in occasione della seconda puntata del GF. Analisi della prima puntata. La prima puntata del GF 2023 è stata un successo. Il pubblico ha apprezzato il ritorno alle origini del programma, con un cast di persone comuni e una maggiore attenzione alle storie dei concorrenti. I concorrenti presentati nella prima puntata sono stati tutti molto diversi tra loro, per età, professione e carattere.
Questo ha contribuito a creare un gruppo eterogeneo e interessante, in cui ogni spettatore può trovare un personaggio con cui identificarsi. Alfonso Signorini ha fatto un ottimo lavoro come conduttore. Ha saputo gestire il gruppo di concorrenti con equilibrio e ironia e ha creato un'atmosfera coinvolgente e divertente. La scelta di far partire subito le nomination è stata azzeccata. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono Avatar di Carlo Conti. Dopo la fine del reality, i due si sono lasciati più volte, ma hanno sempre ritrovato la strada per tornare insieme. L'ultima indiscrezione su Oriana e Daniele risale al 2 settembre 2023, quando si è diffusa la voce che la coppia fosse di nuovo sul punto di separarsi. Il motivo della rottura sarebbe stato un gesto di Daniele, che avrebbe bloccato Oriana sui social. L'ex GFina ha risposto a questa notizia in modo insolito, pubblicando su Instagram una foto di lei e Daniele insieme con la didascalia: "Non importa cosa succede, io e lui ci amiamo". Questa dichiarazione ha smentito la rottura, ma ha anche alimentato i dubbi dei fan, che si chiedono se Oriana e Daniele siano davvero in grado di superare le loro differenze. Metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Oriana e Daniele sono due persone con caratteri molto forti. Oriana è una donna indipendente e sicura di sé, che non ha paura di dire quello che pensa. Daniele, invece, è un uomo più riservato e introverso. Queste differenze sono state spesso fonte di tensioni nella loro relazione. I due hanno litigato spesso, e in alcuni casi si sono anche lasciati. Tuttavia, l'amore che provano l'uno per l'altra è sempre stato più forte delle loro divergenze. Non è chiaro cosa riserva il futuro alla coppia. Oriana e Daniele hanno dichiarato di essere intenzionati a continuare a stare insieme, ma è difficile dire se riusciranno a superare le difficoltà che hanno affrontato in passato. Se riusciranno a trovare un modo di comunicare e a comprendersi meglio, potrebbero costruire una relazione solida e duratura. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi chat per farti sentire parte della community. In caso contrario, la loro storia potrebbe concludersi con un altro addio. La psicologia può offrire qualche spunto di riflessione sulla storia di Oriana e Daniele. I due si trovano probabilmente in una situazione di attaccamento ambivalente. Questo tipo di attaccamento è caratterizzato da sentimenti di amore e odio nei confronti del partner. Oriana e Daniele si amano profondamente, ma sono anche incapaci di comunicare in modo sano. Questo porta a litigi e incomprensioni, che spesso sfociano in separazioni. Per superare questa situazione, Oriana e Daniele dovrebbero lavorare sul loro modo di comunicare. Dovrebbero imparare a esprimere le proprie emozioni in modo assertivo, senza paura di ferire l'altro. Se riusciranno a farlo, potrebbero costruire una relazione più sana e soddisfacente. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video.
ci rende felici per il gradimento. E per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina. E torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.